Ciao, vado super di fretta perché devo uscire, però volevo fare l'intro del video così che poi quando torno a casa lo monto e domani lo vedete, ovvero lunedì lo vedrete. Vabbè, i verbi sono optional in quest'intro. Allora, siamo vicini a Natale e so perché lo so, che la maggior parte di voi sono impanicatissimi con i regali. Per aiutarvi con i regali volevo proporvi un'idea che mi è venuta in mente tramite un amico di un mio amico, perché un giorno stavamo organizzando una cena, andiamo al supermercato per fare la spesa e al momento del pagaggio, quando dovevamo pagare la cassa, questo ragazzo esce un portafoglio e questo portafoglio era fatto in carta e quindi io ho fatto wow, gli faccio wow, ma che cos'è? E lui mi ha spiegato che questo era un modello di portafoglio che era stato brevettato ed era stato anche esposto in un museo di New York, tipo vabbè, cose allucinanti, e io ero rimasta tipo Poi che ho fatto? L'ho riprodotto, perché su internet ci sono vari tutorial, varie cose che spiegano come realizzarlo, e allora io l'ho provato a fare e devo dire che mi è riuscito. E visto che è un'idea bellissima secondo me come idea regalo, perché lo potete regalare sia a dei maschi, sia a delle femmine, sia a persone grandi, sia a persone più piccole, ed è un portafoglio realizzato in carta, potete scegliere se farlo con il cartoncino o con la carta normale in base alle vostre preferenze, potete decorarlo come volete voi. È low cost perché ci vuole soltanto un foglio di carta, è economico, quindi che altro, eco compatibile, perché potete usare la carta riciclata, semplicemente appunto potete riciclare dei pezzi di giornali, fare un collage, insomma è un'idea ecologica che costa poco, che va bene per maschi, per femmine, per tutte le età. Che cosa vogliamo di più? Penso che come idea regalo sia davvero interessante e a me piacerebbe tantissimo riceverne uno, e io infatti lo regalerò a varie persone, l'ho già regalato a varie persone perché mi diverte anche realizzarli. Io non sono bravissima a spiegare le cose, però vi lascio al tutorial, spero di far capire come realizzarlo, però è semplicissimo, quindi... Io ho deciso di decorare il foglio con degli acquerelli e ho utilizzato la palette della Winsor & Newton, e dopo aver fatto asciugare appunto il tutto inizio a realizzarlo. La prima cosa da fare è piegare a metà il foglio e poi ogni metà va piegata a sua volta a metà. A questo punto dovrete piegare il foglio sempre a metà, però in questo caso nel verso verticale. Ok, questa parte è più difficile da spiegare che da realizzare. Dovete prendere un lato e piegarlo fino a farlo combaciare con una delle altre quattro pieghe fatte precedentemente, ok, proprio come avete visto, niente di più, niente di meno. E poi dovete piegarlo questa volta, sempre come vedete, perché non lo so spiegare, din, questo era il telefono, e mai lasciare la suoneria del telefono accesa mentre fa il voice over. Ah. Comunque, per realizzare la tasca che si utilizzerà per mettere magari le tessere, dovete tagliare questo pezzettino che si è creato, e lo dovete riconoscere perché ci sono varie pieghe che vi indicano qual è il pezzettino giusto. Uffa, sono pessima. Scusatemi.
Ricordate le quattro pieghe che avevamo fatto all'inizio? Ecco, dobbiamo tagliare per circa un centimetro, poco meno, i quattro lati, sia dal lato destro del foglio sia dal lato sinistro. Adesso dobbiamo piegare le linguette che si sono create, però non tutte quante. Praticamente ne dobbiamo piegare una sì e una no, anzi, una no e una sì. Ok, ci siamo quasi, adesso pieghiamo in dentro la prima piega e in dentro la seconda piega e poi ripieghiamo il tutto all'interno. Io vi consiglio di fare dei piccoli triangolini, tagliare dei piccoli triangolini, perché vi aiuterà per quando dovrete inserire queste linguette dentro queste tasche che vedete si sono formate automaticamente piegando il portafoglio. Quindi piegate la prima linguetta dentro l'interno e fate la stessa cosa dall'altro lato, e per la seconda linguetta io vi consiglio di mettere un po' di colla. Comunque nel video non si vede bene, ma arrivati a questo punto le tasche sono ben visibili e sarà facile capire esattamente in quale linguetta, in quale tasca inserire la prima linguetta e in quale tasca inserire la seconda linguetta. Oh, dopo questo video voglio un premio per il miglior voiceover della storia di YouTube. Ok, arrivati a questo punto il portafoglio è finito e come vedete abbiamo realizzato delle tasche interne per mettere carte di credito, biglietti da visita e poi la tasca principale per mettere le banconote. Secondo me è davvero carino, è comodo, è compatto, come dire, è essenziale, e io odio portare peso inutile in borsa, quindi direi che è un'idea perfetta per chi come me ama le cose semplici e funzionali. Io spero che questa idea vi sia piaciuta e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, e fatemi sapere se lo realizzate, a chi lo regalate, insomma vi mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video.